Abbiamo con noi quest'oggi il dottor Antonio Paolillo, tecnologo alimentare. Dottore, parliamo e diamo un consiglio alle nostre massaie che ci stanno guardando: perché acquistare un prodotto artigianale? Quali sono le differenze tra prodotto artigianale e prodotto industriale che siamo abituati a trovare nei nostri supermercati? Beh, sicuramente la scelta delle materie prime. Un prodotto artigianale richiede sicuramente materie prime fresche, a dispetto di un prodotto industriale che deve coprire un vasto mercato, quindi anche un notevole numero di produzione. Scegliere un prodotto artigianale ha dei benefici, diciamo, molto molto importanti, sia da un punto di vista nutrizionale e poi soprattutto da un punto di vista territoriale, perché se magari al prodotto artigianale noi acquistiamo materie prime locali, incentiviamo quello che è un'economia territoriale e soprattutto evitiamo anche l'acquisto di prodotti industriali che il più delle volte nei loro ingredienti diciamo sono di indubbia provenienza. Parliamo un po', oggi la tecnologia entra anche nell'artigianato pur rimanendo un prodotto artigianale. Eh beh sì, l'innovazione deve andare a braccetto anche con quella che è la tradizione. Parlando di prodotti dolciari, siamo in prossimità delle feste natalizie e non poteva mancare sicuramente il panettone o i vari dolciumi. Dobbiamo sicuramente consumare anche nelle giuste quantità, appunto, i prodotti da forno, specialmente i ragazzi, come sostituto delle merendine artigianali, delle merendine industriali.